Buongiorno a tutti cari amici, bentrovati. Oggi siamo qui in compagnia con il tarot oroscopo con le previsioni divise per i segni di aria, acqua, terra e fuoco per la settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 marzo 2021. Incominciamo con il mese di marzo e vediamo per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. Eccoci qui cari amici dei segni di aria, questo è il vostro oroscopo. Se vi va iscrivetevi al canale. Attivate le notifiche attraverso la campanina in alto a destra e se vi va lasciatemi un commento, un like. È fantastica Stefano, @yahoo.it, la mail di riferimento per avere informazioni sui miei consulti privati di cartomanzia introspettiva. Incominciamo come sempre con la sfera di rapporti interpersonali, amore, amicizia e vita familiare. Vediamo questa prima settimana del mese di marzo. Ho già mescolato le carte, vado a sceglierne tre. Abbiamo il 6 di coppe, la carta del mondo e la carta dell'8 di bastoni. Allora, cari amici, qui con questo 6 di coppe mi fa pensare che voi siete ancora in parte, anche solamente con la mente, collegati a una persona del passato. Perché, come dico sempre io, il 6 di coppe è una carta che è collegata al vostro passato, in questo caso le coppe, quindi alle vostre emozioni, ai vostri sentimenti, a un rapporto che avete avuto con un'altra persona. Quindi qua potrebbero essere varie le sfaccettature. O state pensando a una persona con la quale avete avuto un rapporto, qualunque esso sia, ma se è terminato questo rapporto, oppure state pensando, siete trovate ancora in contatto, soprattutto con la mente, con una persona del passato più o meno recente, con la quale avete magari interrotto solo temporaneamente, quindi attraverso una pausa di riflessione, il vostro rapporto. Ok? Ora qualcuno mi chiederà, beh, Stefano, ma quindi questo rapporto che magari è stato interrotto riprenderà e come riprenderà? Secondo me, alcuni decideranno di troncare totalmente il rapporto, ok? E altri invece vorranno in qualche modo riprendere i contatti con quella persona, perché abbiamo la carta comunque del mondo. Il mondo è una carta molto molto positiva. Il mondo può indicare anche la fine, la chiusura di un ciclo per iniziare un qualcosa di diverso, di rinnovato. Per altri invece vuol dire anche sì, c'è stato quel che c'è stato, ci sono state delle conflittualità, ci sono stati dei litigi con l'altra persona, però magari fate un esame di coscienza e alcuni di voi diranno no, cavoli, io non riesco a stare con l'altra persona, quindi devo in qualche modo cercare di riavvicinarmi ad essa e quindi riallacciare almeno in parte il rapporto. E sicuramente qui con questo 8 di bastoni, secondo me qui c'è proprio il fatto di ricevere delle comunicazioni, perché la carta dell'otto di bastoni è una carta in movimento, una carta comunque veloce, c'è tanta energia, c'è la voglia di muoversi, la voglia di spostarsi, è il fatto di, ripeto, magari in qualche modo riavvicinarsi all'altra persona, quindi o voi o l'altra persona potreste anche inviare dei messaggi via WhatsApp, via SMS, via mail, oppure anche una telefonata, oppure vedersi di persona. E secondo me saranno dei movimenti anche flash, dei movimenti comunque rapidi. Quindi durante questa settimana molti di voi, ripeto, vorranno riallacciare il rapporto con una persona del passato. Però attenzione, qui non vuol dire che è solamente il compagno oppure il fidanzato o la fidanzata. Possono essere varie appunto sfaccettature perché, ripeto, i rapporti interpersonali possono anche indicare l'amicizia o qualcosa dal punto di vista familiare, ok? Qui comunque c'è il fatto di
un legame con una persona del passato, di un passato più o meno recente. C'è ancora comunque il pensiero. E alcuni di voi vorranno chiudere in toto questo precedente rapporto e iniziare a spostarsi, a muoversi verso qualcosa di più rinnovato, in linea con le proprie energie. Altri invece, o grazie a voi, oppure grazie all'altra persona, magari appunto riusciranno in qualche modo a vedere rinnovato il rapporto, ok, che magari aveva subito una defaillance, anche solamente temporanea, nelle settimane o nei mesi precedenti, e quindi in qualche modo c'è comunicazione, quindi questa carta indica proprio movimento, comunicazione, parlare anche con l'altra persona per risolvere determinate situazioni problematiche, ripeto, di conflittualità o qualcosa a livello proprio di incompatibilità. Ok? E anche mettendo i puntini sulle i, questo è anche importante. Mettere anche delle regole, chiarire il da farsi, e comunque è una carta questa di movimento, una carta dinamica. Ok? Benissimo. Vediamo ora per quanto concerne la sfera lavorativa, professionale ed economica. Abbiamo il 4 di spade, l'asso di bastoni e l'8 di denari. Allora, cari amici, alcuni di voi con questa prima carta del 4 di spade sono in una fase un po' letargica, sono in una fase un po' invernale dal punto di vista proprio interiore. Il 4 di spade indica che alcuni di voi o sono stati licenziati o comunque non sono riusciti a trovare un lavoro adatto alle proprie inclinazioni, ai propri desideri durante le settimane o i mesi precedenti. Vedete queste quattro spade che appunto sono conficcate in questo terreno, questo manto nevoso, quindi in una situazione proprio di inverno. Il 4 di spade è anche una sorta di riflessione. Okay, il fatto che non avevate neanche il coraggio di muovervi, di cambiare o di prendere anche delle decisioni importanti dal punto di vista economico e professionale. Però, secondo me, nel corso di questo mese di marzo e magari anche durante questa settimana, qualcosa di nuovo, qualcosa di rinnovato potrà esserci, perché c'è proprio l'asso di bastoni. L'asso di bastoni è l'energia del fuoco, quindi energia creativa, è qualcosa di nuovo, lavorare su un nuovo progetto, lavorare su qualcosa di creativo. È importante anche cogliere l'attimo, il carpe diem, non farsi sfuggire delle occasioni importanti perché il treno passa una sola volta e dovete aspettare poi il successivo. Ma quando sarà il prossimo treno? Beh, non si sa, lo saprete poi in futuro. Quindi cercate sì, magari avete avuto delle discussioni o vi siete voi allontanato, vi hanno licenziato da un luogo di lavoro, anche perché magari vi stava stretto o comunque non era compatibile con le vostre energie. Benissimo, lasciate da parte questo periodo un po' buio, un po' letargico, un po' di riflessione, perché è qualcosa di bello, qualcosa di rinnovato. Sicuramente accadrà proprio anche nel campo delle passioni, sicuramente del lavoro, della creatività. C'è un periodo fertile ed è importante ascoltare la vostra voce interiore, il vostro istinto che vi guiderà verso qualcosa di bello. Ok? Anche perché l'ultima carta è questo bellissimo 8 di denari. Vedete questo fabbro, questo uomo che sta lavorando intensamente perché ci crede in quello che vuoi iniziare e in quello che magari ha creato durante le settimane precedenti. Quindi, se avete avuto comunque delle occasioni già nelle settimane precedenti, le porterete avanti anche con uno spirito rinnovato. Avete tanta energia, quindi sicuramente vi farete valere, ok? E farete capire ai colleghi o al datore di lavoro o un'azienda o quant'altro, quanto per voi è importante questo lavoro che avete intrapreso o che poi intraprenderete proprio durante questa settimana. Quindi
L'otto di denari è proprio porre nuove basi per portare avanti un qualcosa di bello, ok? Quindi c'è concretizzazione, concretizzare un progetto, portare avanti o anche, perché no, finire un progetto, quindi raggiungere quel traguardo, quel sogno tanto desiderato. L'otto di denari, se per coloro che mi seguono con costanza, indica anche apprendistato, quindi iniziare un periodo di praticantato, di stage, ok? Oppure iniziare dei corsi di formazione, ok? Corsi di formazione che sicuramente vi apriranno delle strade importanti per quanto riguarda la vostra vita lavorativa, ok? E qui l'otto di denari fa anche pensare a questa vostra tendenza al perfezionismo. Volete essere un po' perfettini, volete essere, ma non in malo modo, volete essere i migliori su campo. Quindi farete di tutto per raggiungere quell'obiettivo. Ok? E ripeto, secondo me qualcosa di bello dopo una fase letargica ci sarà proprio durante questa settimana, comunque nel breve periodo, quindi durante il mese di marzo, perché vi ricordo che le energie vanno avanti, sono in movimento, in costante movimento. Benissimo, e finiamo con le energie generali e globali. Abbiamo il Cavaliere di Spade, il 9 di Coppe e la Principessa o Fante di Coppe. Quindi qua abbiamo due figure, un cavaliere di spade e un fante di coppe, una principessa di coppe, che può indicare un uomo, una donna dei segni d'aria, gemelli, bilancia, acquario, o portatore o portatrice dell'ascendente, e il fante di coppe, quindi uomo o donna, perché vi ricordo il sesso nelle carte non è così facile da intuire, ok? Perché possono esserci varie sfumature, dei segni d'acqua, cancro, scorpione, pesce, oppure portatore dell'ascendente in questi segni d'acqua. Quindi queste due figure, ok? Vicino a che cosa? Al 9 di coppe. Qua sicuramente potrebbe esserci, come per ricollegarlo alla carta precedente, una reunion, quindi un qualcosa, un riavvicinamento tra queste due persone, ok? Potreste essere voi con la donna o l'uomo, con un amico o un'amica, oppure anche dal punto di vista vicissitudini familiari che pian piano si risolveranno, perché c'è proprio anche, vedete, qua la coccinella che indica, diciamo, fortuna, indica comunque prosperità. Quindi questo 9 di coppe è una carta veramente molto molto bella, fortunata. Sarete insieme, ovviamente nel limite del possibile, e vi riunirete all'altra persona, o l'altra persona farà quel passo per appunto riavvicinarsi a voi. Però attenzione, il 9 di coppe indica anche sia accudimento, sia successo, sia fortuna, ma anche qualcosa che si realizzerà. Quindi se alcuni di voi vogliono, che sono single, vogliono incontrare una nuova persona, perché no, con questo 9 di coppe, con queste due carte a lati, c'è la possibilità di incontrare una persona, sia dal punto di vista di rapporti amorosi o di amicizia, sia dal punto di vista anche di proprio professionale, quindi anche l'incontro, magari fare un colloquio con un datore di lavoro o comunque un'azienda, ok? E può essere proprio la via della fortuna, dell'abbondanza, della prosperità, ok? Benissimo, andiamo avanti con i segni d'acqua, cancro, scorpione e pesci. Cari amici dei segni d'acqua, ben ritrovati con queste previsioni per la prima settimana di marzo. Se vi va lasciatemi un like, un commento, sarò lieto di rispondervi. È fantastica stefano@yahoo.it, la mail di riferimento per avere informazioni per i miei consulti privati di cartomanzia. Vi ricordo di iscrivervi al canale e
e attivare le notifiche attraverso la campanina in alto a destra per non perdere i prossimi aggiornamenti. Benissimo, cara amicizia, segni d'acqua. Incominciamo con i rapporti interpersonali, amore, amicizia e vita familiare. Vado a utilizzare tre carte. Abbiamo il 5 di coppe, il 7 di denari e il diavolo. Allora, anche qui alcuni di voi, in un passato più o meno recente, hanno comunque subito delle delusioni. Perché abbiamo questo 5 di coppe. Il 5 di coppe è una carta di delusione, qualcosa che si è rotto, qualcosa che è andato storto, magari problemi di comunicazione, comunicazioni difficili con il partner, con l'amico, comunque con uno o più membri della vostra famiglia. Potrebbe essere anche la relazione genitore-figlio, quindi qualcosa che diciamo si è un po' rovinato perché magari o voi genitori o voi figli avete utilizzato delle parole comunque molto forti, siete stati fin troppo impulsivi, ok? E avete, ripeto, utilizzato anche delle parole molto forti che hanno rovinato in parte il vostro rapporto anche con una persona importante per voi, ok? Qua c'è anche una sorta di vittimismo. Il 5 di coppe è anche una carta proprio del piangersi addosso, ok? E c'è proprio una sorta di sfiducia, di pessimismo dentro di voi, ok? Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, però c'è un però. Abbiamo il 7 di denari. Allora, due possono essere le sfumature. O se siete single, con questo 7 di denari c'è la possibilità di creare un qualcosa di bello, di fertile, perché sperate voi in un nuovo rapporto, un qualcosa di rinnovato, ok? Quindi siete, diciamo, un po' in attesa di quella persona da conoscere, ok? Che può essere anche una persona, un'amicizia, o magari all'inizio potrebbe essere, e magari voi volete un qualcosa dal punto di vista più passionale, più sessuale, o comunque qua c'è la possibilità di un cambiamento in positivo per quanto riguarda dei rapporti che a me non sono andati così bene in passato, in un passato più o meno recente, ok? Qualcosa comunque si sbloccherà proprio durante questa settimana, se volete magari un ravvicinamento o per voi single se volete un qualcosa di rinnovato e di nuovo, qualche novità appunto dal punto di vista di rapporti interpersonali. Qua come potete vedere c'è una donna in gravidanza, gravida, che sta aspettando comunque in questo caso un bambino. Quindi qua c'è la possibilità anche di concepire durante questa settimana, oppure potrebbe esserci anche proprio la nascita di un bambino proprio durante questa prima settimana di marzo. Ok? Qua, dal punto di vista di rapporti, sia che voi siete single, sia che voi siate già in una coppia consolidata, c'è comunque tanta forte passione. Vedete la carta del diavolo in questo caso. Non la vedo come carta negativa, perché poi bisogna legarla un po' alle altre carte. Qui vedo tanta passione del sano sesso proprio durante questa settimana. La libido alle stelle e quindi ci sarà anche un'attività sessuale intensa. Ok? Potresti incontrare qualcuno col quale approcciarvi almeno all'inizio dal punto di vista sessuale, oppure, ripeto, se avete già un rapporto consolidato, qui c'è una, passatemi il termine, spiccata attività sessuale e tanta passione. Ok? Quindi, anche se siete in un rapporto consolidato, che magari vi ha dato qualche problematica durante le settimane precedenti, sicuramente tutto si risolverà a gonfie vele. C'è anche una maturazione. Maturerete, rifletterete sul motivo, su reali motivazioni per le quali magari vi siete allontanati o avete discusso col partner, troverete una soluzione e vi riavvicinerete ancora di più, ok? Dopo magari, perché no, anche un periodo di astinenza sessuale, ok?
Benissimo, ora andiamo avanti per quanto riguarda la professione, l'economia e i progetti. Abbiamo il re di denari, cavaliere di denari e il re di bastoni. Tre figure. Qua sono tre uomini, ma possono essere anche tre donne, dei segni di terra e di fuoco. Quindi Ariete, Leone, Sagittario, portatore dell'ascendente, per quanto riguarda i segni. Di fuoco, oppure toro, oddio, mi sto perdendo, i segni di terra, toro, vergine, capricorno, scusate, ho avuto un attimo di defaianza, e portatore dell'ascendente, ok? Allora, qua, ovviamente, secondo me, potrebbero esserci più novità all'orizzonte, se state aspettando una chiamata dal punto di vista lavorativo, progettuale, o qualcosa che ha a che fare con immobili, quindi case, affitti o compravendita di appunto immobili, oppure qualcosa che ha a che fare con istituzioni di credito, quindi ad esempio banche o poste o altri istituti. Però voglio pescare un'altra carta. Abbiamo il 3 di bastoni. Guardate che bellissima questa stella, questa luna. Quindi desideri che sicuramente si realizzeranno, anche perché il 3 di bastoni è una carta positiva, una carta che indica concretizzazione, concretizzerete dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista di beni immobili, quindi anche viene in mente la concessione di un mutuo o comunque di un prestito da parte di istituti di credito, quindi un bellissimo periodo per mettere a frutto anche nuove iniziative progettuali, economiche e professionali. Quindi c'è la possibilità di ampliare i vostri orizzonti, c'è una bellissima o anche più opportunità da non farsi sfuggire e ripeto, c'è un periodo molto molto fruttuoso in cui le vostre idee prenderanno man mano forma e ci sarà comunque serenità. Questa carta vi dice osate di più, osate maggiormente, non chiudetevi. Ma anzi, entrate in azione perché ci saranno delle bellissime novità. Secondo me, più novità perché, ripeto, abbiamo più figure in questa stesa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista comunque prettamente lavorativo e creativo. Progetti creativi che comunque sicuramente avranno i loro bei frutti. State sperando in qualcosa di bello e sicuramente c'è la concretezza. Vedete questa stella cometa? Quindi è una carta comunque di speranza, di successo, di abbondanza. Ok? Quindi bellissime carte per voi cavalieri dei segni d'acqua dal punto di vista professionale e progettuale. Ora, vediamo la parte delle energie generali e globali. Abbiamo la carta dei diamanti, cavaliere di coppe e il 5 di spade. Qui vedo se una persona dei segni d'acqua potreste essere voi, un'altra persona dei segni d'acqua, quindi Cancro, Scorpione, Pesce, portatore o portatrice dell'ascendente, per caso si era allontanata da voi, perché vedo anche proprio un allontanamento, ok? Vedo, secondo me, come si dice, una riunione, quindi ripeto un ritorno perché il cavaliere molto spesso indica anche un ritorno se state aspettando un ritorno da parte di questa persona, anche perché la carta del cavaliere di coppe sta guardando verso la carta degli amanti, la carta degli amanti che io di solito però la chiamo la carta degli innamorati, è una carta di unione, quindi potrebbe esserci anche il ritorno di una persona che si era allontanata da voi con buone intenzioni, anche per costruire un legame ancora più forte. Magari vi chiederà di andare a convivere, o magari vi chiederà di sposarlo. Non vuol dire questo che sia solamente un ritorno, eh. Potrebbe essere anche un rapporto che sicuramente maturerà ancora di più, oppure per voi single, che potrebbe essere anche ricollegandosi alle carte precedenti, potrebbe esserci anche proprio come si dice, un nuovo rapporto di amicizia o d'amore. Ok? Potrebbe essere anche un rapporto, non solamente in questo caso di amore o amicizia, ma anche una collaborazione
anche lavorativa, ok? Che vi permetterà di abbandonare anche una situazione che ormai è diventata comunque letargica, una situazione poco fertile per voi. Potreste anche prendere una decisione durante proprio questa settimana, ok? Benissimo, cari amici dei segni d'acqua. Andiamo avanti con gli amici dei segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Ben trovati, cari amici dei segni di terra. Queste sono le vostre previsioni per la prima settimana di marzo. Vi ricordo se vi va di lasciarmi un commento, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. E se vi va, fantasticastefano@yahoo.it, la mail di riferimento per avere informazioni sui miei consulti privati di cartomanzia. Incominciamo come sempre con i rapporti interpersonali, amore, amicizia e vita familiare. Abbiamo il re di spade, la papessa e la torre. Allora, qui abbiamo un uomo oppure anche una donna dei segni d'aria, gemelli, bilancia, acquario o portatore o portatrice dell'ascendente. Questo è re di spade, che può essere anche, ripeto, una donna. È una persona un po' fredda dal punto di vista emotivo, ok? Però è una persona con una certa autorità intellettuale, ok? Con diciamo maggior razionalità, quindi una connessione non tanto dal punto di vista emotivo, ma soprattutto dal punto di vista proprio mentale e razionale. Qua potreste essere anche voi, ok, che vorrete avere un momento proprio di introspezione, andare più a fondo in una determinata situazione o faccenda, per conoscere come stanno realmente le cose. Ok? Perché abbiamo la carta della papessa, che è la carta della conoscenza, è una carta anche di gestazione. Ok? Secondo me qui alcuni di voi vogliono conoscere anche una diciamo verità, far emergere una verità su una determinata situazione che vi ricollega a una o più persone, che ripeto può essere una o più persone dal punto di vista appunto amoroso, appunto dal punto di vista d'amicizia o anche uno o più membri della vostra famiglia. Ok? L'unica cosa che in fondo abbiamo la carta della torre. Qui, cari amici, dopo che magari avete fatto emergere, grazie anche al vostro intuito, alla vostra mente razionale, un qualcosa anche di fortemente inaspettato, magari sospettavate, ok, di questa persona, però è ovviamente per voi potrebbe essere anche una notizia o una realtà come una sorta di fulmine a ciel sereno che vi destabilizzerà, che vi farà un po' perdere le certezze e farà un po' perdere la bussola della vostra vita. E vi farete diverse domande. Ma cavolo, come ha potuto quella persona trattarmi in questo modo? Come ha fatto questa persona a tradirmi? Perché mi ha tradito? Perché ha voluto questo? Ce l'aveva, tra virgolette, a morte con me? Quindi qua sicuramente c'è un cambiamento improvviso e inaspettato che vi potrà anche destabilizzare e non poco, ok? Dopo che magari voi avete fatto emergere una determinata verità, o comunque, secondo me, verrete a conoscenza di qualcosa relativo a questa persona, ok? Quindi diciamo che queste carte sono abbastanza chiare, qui non mi parlo di nuovi rapporti, nuove relazioni, non mi parlo di maturazione di un rapporto già esistente, anzi, c'è una fase di destabilizzazione, proprio un crollo delle vostre certezze, un qualcosa che fa vacillare i sentimenti che avete nei confronti di quella persona, perché magari l'altra persona, per
scoprirete che vi sta tradendo, vi sta trattando male, come ad esempio degli zerbini. E voi vi vomerete, farete qualcosa, non sarete comunque lì fermi. Quindi fate attenzione anche alle persone che avete di fronte a voi. Mi raccomando. Utilizzate anche le vostre doti intellettuali, se siete voi proprio questa persona, questo re di spade. Ok? Benissimo, cari amici dei segni di terra. Andiamo avanti con l'energia per quanto riguarda il lavoro e l'economia. Abbiamo i 6 di denari, il fante o principessa di bastoni e la carta dell'eremita. Allora, la carta del 6 di denari è un aiuto, cioè qualche persona, una o più persone che verrà in aiuto dal punto di vista economico, finanziario o dal punto di vista lavorativo. Quindi c'è proprio il passo in avanti che farà questa persona per aiutarvi a risolvere una determinata situazione per quanto concerne la vostra vita professionale ed economica. Quindi sa di dire proprio la carta della generosità, la carta degli aiuti. Qua sicuramente potrebbe esserci anche un prestito, ok? O la concessione di un mutuo. O comunque generare anche il fatto che questa persona vi offra un nuovo lavoro. Anche perché voi lo state aspettando da tempo questo avanzamento, comunque questa novità, perché vedete questa figura che sta guardando avanti verso degli orizzonti, vedete qua c'è una lettera. Vedete? Quindi potreste ricevere anche delle notizie dal punto di vista lavorativo, o anche dal punto di vista proprio anche delle vostre passioni, anche dei vostri progetti. Ok? Questa principessa o questo fante di bastoni sicuramente è una carta di cambiamento, una carta che mi indica proprio tanto entusiasmo, tanta energia creativa, energia comunque esplosiva, delle opportunità, quindi degli aiuti che vi arriveranno dall'esterno sotto forma proprio tangibile monetaria o anche proprio degli aiuti spassionati da parte di persone a cui voi potete comunque appunto chiedere un aiuto, una mano. Ok? Sicuramente questa carta della principessa o del fante di bastoni vi invita a sfruttare in toto i vostri talenti. Ok? Magari iniziate qualcosa di nuovo senza essere però certi di quello che andrete a creare. Ok? Comunque, ripeto, c'è tanta, tanta energia. Vedete anche c'è questa fiaccola, la fiaccola, la luce dell'eremita. Quindi, grazie a questa situazione, a questo nuovo impiego, a questo rinnovo economico, riuscirete a trovare le risposte alle vostre domande. Riuscirete a fare proprio un lavoro interiore di introspezione. Diventerete anche ancora più maturi, ancora più saggi e porterete avanti con successo questa novità in campo economico e professionale. Perché voi volete guardare oltre, verso nuovi orizzonti. Ci saranno delle diverse comunicazioni in tal senso. Ok? Benissimo, e infine andiamo avanti per quanto riguarda le energie generali e globali. Abbiamo la principessa di denari, il 6 di spade e il matto. Qua, cari amici, c'è proprio, vabbè, il fante di denari è una donna, un uomo dei segni di terra, toro, vergine, capricorno, portatore o portatrice dell'ascendente, quindi potreste essere proprio voi, visto che stiamo parlando dei segni di terra. Ok, quindi questo fante di denari. Quindi c'è proprio il desiderio di manifestare i vostri sogni, i vostri desideri nel mondo reale, quindi attraverso un nuovo progetto, attraverso diciamo un nuovo processo, quindi anche una sorta di rinascita interiore, abbandonare eventuali certezze per dirigersi verso qualcosa di più gratificante. Magari voi non avete fin da subito delle certezze, ma avrete il coraggio
di prendere in mano le redini della vostra vita e di, tra virgolette, fluttuare nel vuoto, ok? Senza farsi troppe domande, troppe aspettative. Inizierete qualcosa di nuovo, di rinnovato, ok? Senza porvi troppe domande, ok? Quindi sicuramente questa carta del 6 di spade centrale è una carta che mi indica il fatto di lasciarsi alle spalle un qualcosa o un qualcuno perché volete cambiare la vostra vita. Volete sicuramente attuare quel cambiamento, andare verso qualcosa di nuovo. Potrebbe esserci anche un viaggio in questo caso. Un viaggio alla scoperta anche di voi stessi, un viaggio spirituale, un viaggio interiore, senza avere la certezza di quello che state e andrete a creare. Ma va bene così, con questo entusiasmo, con questa spensieratezza, vi butterete comunque nel vuoto e inizierete questa nuova avventura in uno o più campi della vostra vita. E tutto prenderà forma. Grazie a voi, ok? Benissimo, cari amici dei segni di terra. E finiamo con gli amici dei segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Cari amici dei segni di fuoco, ben ritrovati qui con il Tarotoroscopo per la prima settimana del mese di marzo 2021. Lasciatemi un like, un commento. Se volete iscrivetevi al canale, attivate le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. E vi ricordo il mio canale Instagram, B&B Soffio di Natura, se volete iscrivervi e seguirmi anche su Instagram, ok? fantasticastefano@yahoo.it, la mail di riferimento per informazioni sui miei consulti privati di cartomanzia. Benissimo, cari amici dei segni di fuoco, incominciamo con i rapporti interpersonali, amore, amicizia e vita familiare. Abbiamo l'appeso, Cavaliere di bastoni e il 10 di bastoni. Carte abbastanza comunque forti. Allora, dal punto di vista di rapporti interpersonali, qui c'è un blocco, una situazione proprio di staticità. L'appeso indica che c'è qualcosa che in alcune relazioni non sta andando a gonfie vele. Ok? Magari state guardando la relazione con occhi diversi o vi siete un po' bloccati dal punto di vista emotivo, sentimentale, non sapete come approcciarvi all'altra persona perché magari avete conosciuta da poco e avete visto che c'è magari già qualche incompatibilità, oppure avete avuto dei battibecchi, dei diverbi con il vostro attuale marito, o moglie, o compagno, o compagna, o anche, perché no, amico o membro della famiglia. Quindi c'è una sorta di blocco, comunque venite da una situazione bloccata, una situazione di staticità. Ok? Sicuramente prima di diciamo vedere e ritornare a vedere il sorgere del sole, quindi una situazione proprio di felicità, di armonia all'interno della vostra famiglia o comunque all'interno comunque del vostro rapporto, ce ne vorrà ancora un po' perché c'è questo 10 di bastoni. Voi dovrete, cavaliere di bastoni, uomo o donna nei segni di fuoco, passare dei momenti abbastanza opprimenti, abbastanza stressanti, perché abbiamo il 10 di bastoni. Il 10 di bastoni è una carta che mi indica pesantezza, portare un fardello sulle vostre spalle, un peso veramente strong sul vostro groppone. Quindi c'è stress, ok? E è importante capire le reali intenzioni dell'altra persona, chi avete di fronte. Perché c'è stato questo blocco? Cioè, questo blocco è temporaneo oppure qualcosa si è rotto e quindi non potrà essere più ricucito, riaggiustato? Ok? Quindi ok, che il 10 è l'ultima carta numerica, quindi magari questa è una situazione che sta per finire, però attenzione, finire in positivo o finire in negativo? Cioè,
una situazione che finirà, ma per poi ravvicinarvi, oppure capirete che dovrete prendere una strada diversa, quindi allontanarvi per sempre da un partner o comunque da un'altra situazione, un'altra dinamica di amicizia o di rapporti interpersonali che è diventata troppo stressante, troppo opprimente per voi. Fatevi comunque delle domande, ponete degli interrogativi durante questa settimana. Io qui non vedo novità per voi single con queste carte, anzi, ci sono carte di blocco, carte di stress eccessivo, oppressione. Un peso importante, dovete ancora fare diversa strada prima di arrivare a questa casa che indica la stabilità. Ok? Anche se da parte vostra può esserci anche tanta energia, però prima di arrivare alla stabilità dovete fare ancora un po' di strada. Ok? Mi raccomando. Molto spesso questa carta vi dice: beh, però state guardando la situazione dall'alto. La state guardando con occhi diversi, la state guardando in maniera comunque obiettiva, e questo è importante. Ok? Benissimo, andiamo avanti per quanto riguarda la sfera lavorativa, economica e progettuale. Abbiamo il 3 di spade, il 2 di coppe e il 4 di bastoni. Benissimo, per fortuna. Almeno dal punto di vista lavorativo progettuale, qualcosa di bello sta arrivando. Sicuramente alcuni di voi non vengono da un passato troppo, diciamo, positivo, perché abbiamo questo 3 di spade. Il 3 di spade è una carta di sofferenza, il fatto che avete provato o qualcuno vi ha fatto provare dolore dal punto di vista lavorativo. Quindi magari vi siete dovuti licenziare o vi hanno licenziato o non siete più riusciti a trovare un lavoro degno di nota. Però attenzione, molti di voi durante questa settimana, 2 di coppe, 4 di bastoni, quindi carta di collaborazione, potrebbe essere anche un avanzamento, un premio, una gratifica, qualcosa di veramente positivo che si paleserà all'orizzonte, un contratto, un nuovo contratto, una nuova collaborazione che renderà tutto più stabile, perché abbiamo il 4 di bastoni. Il 4 di bastoni è proprio una carta di stabilità. Ok? Armonia, felicità, realizzazione. Ok? Può indicare anche l'ambito domestico-familiare, quindi potreste anche creare un'impresa familiare. Perché ricordo, questa è la sfera dei rapporti comunque lavorativi o di costruzione di qualche progetto. Quindi un progetto, un nuovo progetto o magari un progetto che avete lasciato in stand-by che ritornerà a palesarsi e costruirete qualcosa di bello, delle fondamenta molto stabili e solide. Anche, ripeto, rinnovate grazie anche a una nuova collaborazione, o perché no, se state aspettando anche da tempo una promozione o un avanzamento, qui ci potrebbe essere per alcuni di voi qualcosa di bello. Ok? Potrebbe essere anche creare la vostra zona comfort ed essere comunque spensierati, felici. Potrebbe esserci anche una stabilità sul piano economico-finanziario, dei soldi che vi arriveranno, un prestito che o un mutuo che vi verrà comunque concesso dalla banca o da altri istituti di credito. Ok, quindi notizie positive dal punto di vista economico e professionale. Ma vediamo le energie generali e globali. Abbiamo l'imperatore, il sole e il carro. Allora, che dire? Carte veramente belle. L'imperatore è una carta di stabilità, una carta di potere, una carta di responsabilità. Il sole è far emergere una determinata verità, quindi verità che comunque si paleseranno a voi e vi aiuteranno a decidere il da farsi e sicuramente vi faranno muovere verso il trionfo, verso il successo e verso l'abbondanza. Sono carte veramente molto molto belle.
Fatene tesoro. È tempo di muoversi, è tempo di progredire, è tempo di rinnovare, è tempo di pian pianino ritrovare la luce del sole, ok? E una vostra stabilità. Però dovete anche avere pugno fermo, essere maggiormente decisi, ok? E puntare verso quell'orizzonte, verso quell'obiettivo tanto desiderato. E sicuramente c'è una fase proprio di realizzazione, soprattutto in campo economico e professionale e comunque delle vostre passioni. Ok? Quindi c'è tanta energia, un'energia che vi porterà verso il successo, verso il trionfo, attraverso anche un movimento, uno spostamento, un viaggio. Un qualcosa proprio che si sta muovendo e lo porterete avanti in maniera positiva e benefica, sia per voi sia per le persone che avete accanto. Benissimo, cari amici, questi erano i messaggi del vostro oroscopo. Io vi aspetto qui sempre su Bionbio, Soffio di Natura by Stefano. Ciao a tutti, alla prossima!